Pochi giorni fa è stata archiviata l'edizione estiva del Carnevale Fanese che ha coinvolto la zona mare e del centro storico. Durante la preparazione dei carri allegorici però vociferava un vecchio articolo in cui l'ex carrista Riccardo Deli, noto per conoscere per filo e per segno la storia della manifestazione e che ricordiamo il suo ultimo carro risale al 2009, diceva che il carnevale, così come lo conosciamo oggi, potrebbe non avere un gran respiro in futuro. Ma che cosa intendeva dire Deli con questa sua affermazione? Lo abbiamo incontrato nella sua casa studio. Deli, lei accennava a una data, quella del 2025. Come mai? In questo caso la data del 2025 è una data, diciamo così, generica, con cui intendo che questi avvenimenti non sono imminenti, ma neppure troppo lontani nel tempo. Il carnevale, così come lo conosciamo, con i carri grandi, le tribune, il getto, le manifestazioni collaterali, eccetera, secondo me non ha un grande respiro, non andrà molto lontano nel tempo. E questo per alcuni motivi precisi. Il primo è che lo sforzo economico che serve per sostenere la manifestazione non è più quello di un tempo e appunto sarà sempre più difficile portarlo avanti. Il secondo è che i carristi sono ridotti all'osso. Io li ritengo una specie di panda cittadini, una specie in via di estinzione e non credo che ci sarà un cambiamento in futuro, perché il carnevale, diciamocelo chiaramente, nell'interesse collettivo e soprattutto dei giovani è molto sceso. Poi c'è un terzo punto, e cioè che per motivi di ordine pubblico i prefetti limitano l'accesso, per cui con meno spettatori abbiamo meno incassi e non abbiamo più il pienone. E noi, diciamocelo chiaramente, il carnevale è bello quando i carri fanno fatica a camminare e la folla è talmente tanta che la strada tu non la vedi nemmeno, ma un carnevale con la strada semivuota, guarda, per me non serve a niente, è un pessimo biglietto da visita. In più c'è un altro problema, che noi stiamo vivendo dei tempi molto complicati e complessi, e mi riferisco anche al Covid ovviamente, per cui non sappiamo cosa c'è dietro l'angolo. Poi Deli ha parlato dei carri allegorici. Per andare avanti forse dovremmo tornare indietro, cioè fare un carnevale con i carri più piccoli, come avveniva negli anni 50, che erano fra l'altro di più come numero. Non fare più il getto, togliere le tribune, insomma diminuire le spese, perché con questo budget qui che c'è non lo so quanto si potrà reggere negli anni. Però ti dico, se cambia, poi magari in altre forme può andare avanti altri 50 anni. Infine, il carrista ha detto la sua sull'edizione estiva. Il carnevale estivo è nato per tradizione la seconda domenica di agosto, 9 agosto 1959 e così fino al 1971. Secondo me si deve fare quando c'è il massimo della folla e non quando ce n'è di meno sperando che venga.